Fabio! Ciao Fabio! Come va Alberto? Bene, bene. Senti, qui Minchiolandia balla! Sì, eh? Sì. Festa grossa oggi, eh? Guarda, fiumi di Esatto. latte. Abbiamo fatto meno 5 in borsa. Avremo almeno... Sì, però guarda, ci si stanno attrezzando per fare anche di meno, Non pensare che sia finita qui. No, no, tutto, io non, no, tutto sotto meno 5 non mi interessa. Su. Anche la spread, su. Dai, che noia, ma che rompicoglioni. Tutti questi Lo dice pure capitalisti, questi eurocrati, liberiamoci dalle catene, infatti. dai. Anche te, cosa hai studiato a fare a Chicago, a far prendere i PhD, tutto tempo buttato. Eh? C'è Salvini, no? Dovevi andare a Leoncavallo, te lo dico io, altro che. Devo vincere le bibite al San Paolo, Ma quella era sì, la carriera. ma sì. Guarda, Allora, ormai senti, sentite. viviamo nella porcilaia dei maiali, quindi così questi sono gli impegni. Porcilaia! No, ma questa è una siera di tulipani! Oh, attento come parli, eh? Fabio, ieri avevi previsto, no? Quello che è successo. Tu avevi detto Sì, cosa? insomma. Ma io ti voglio dire, allora, vogliamo cominciare a fare qualche riflessione interessante. Sì, però Tu non quando parlare stavamo male parlando. di Minchiolandia e dei suoi titoli, Esatto. ok? Questa è la Esatto, linea, parliamo di Minchiolandia. questa è la Maginot. Esatto. Ecco. E quindi in Minchiolandia c'è la minchio manovra del popolo. Allora, punto numero uno, se uno va sul Ministero del Tesoro, insomma dell'Economia e delle Finanze di Minchiolandia, ti immaginereste di trovare questa manovra del popolo, no? Ti immaginereste di trovare un bel documento. Invece non c'è. No, No. non esiste, non è pubblicato. Allora dice, ma da dov'è che saltano fuori tutte queste robe, queste illazioni, il 2,4, tutte queste robe? Non si sa. Cioè, il governo non ha diffuso nulla di ufficiale, cioè questa nota di aggiornamento al DEF non è pubblica. Sì, ma secondo me sono furbi. Vacci piano, Fabio. No, l'ho capito, no. Non si gioca Esatto. con quegli sporchi capitalisti lì e tutti quegli gnomi. Non si gioca mica a carte scoperte, eh? Non bisogna mica far vedere. Bisogna mica far come facevano gli altri. No, noi no. Oh. Cerca di capire. Cerca di capire. Quindi, da dove vengono tutte queste fregnacce che si leggono sui giornali, sui siti e tutte queste robe? Vengono da una roba, cioè un sito, o meglio, da un documento diffuso su un sito, che è praticamente il capitolo 5 di questa famosa nota di aggiornamento, che si chiama La strategia di riforma del governo. Allora, io ho fatto una ricerca, sono andato, è un file PDF, ho fatto una ricerca. Il numero 2,4 non appare, non esiste. Quindi tutte queste robe, ok? Tutto quello, tutti i numeri, tutte le faccenduole di cui si parla, è tutta fuffa, almeno per il momento. Quindi l'unica cosa che sappiamo, no? Che c'è una lista di provvedimenti, la flat tax, cioè che poi sarebbe insomma delle diminuzioni, delle riduzioni delle aliquote fiscali per alcune categorie di persone, il reddito di cittadinanza, la Fornero, tutte queste robe. Cioè questa è la manovra del popolo, una serie di sogni, una manovra senza copertura, cioè senza preservativo in pratica. E qual è diciamo, l'obiettivo di questa roba? Se effettivamente vogliono mantenere tutte queste minchio promesse,
è quello di porre un freno all'immigrazione, perché diventeremo un paese a livello del Congo, quindi nessuno piglierà più i barconi dalla Libia per voler arrivare in Italia. E beh, perché questo è furbo, eh? Ah, certo. Ma questo, ma adesso l'hai capita. Dobbiamo andare sotto il livello della merda in modo che così sfuggiamo alla dotazione, ai trafficanti. Così vanno diretti in Macedonia. Ognuno c'ha la merda a casa sua, questo sarebbe un e tutta quella festa che facevano a Palazzo Chigi con col Brindisi in funzione di che cosa? Chi... Perché hanno parlato della carne viva del paese, ha detto Di Maio, no? È la carne che sta nella regione perianale praticamente, quindi erano tutti contenti. No, ma erano contenti sia per che cosa? È una roba che si sono detti tra loro, quindi. Sì, sostanzialmente non esiste nulla di vero. Nulla di ufficiale. Cioè, non esistono cifre messe nero su bianco e diffuse per canali ufficiali, no? Questa è la strategia di comunicazione cazzalina, sostanzialmente, messa in atto dai cazzaleggi. Questa è l'economia, la nuova politica economica cazzaleggia. Quello che si è voluto annunciare sostanzialmente, o si è voluto far finta di annunciare, perché ancora non sappiamo bene tutte se queste faccende sono vere e che cosa poi andranno a raccontare a Bruxelles, no? Perché dicono una cosa in Italia e invece poi a Moscovici e a tutti gli altri diranno un'altra faccenda. Cioè, quello che stanno imbastendo è una sceneggiata, da Pomigliano d'Arco, capito? In cui fanno finta di dire una cosa ai minchio elettori e una cosa invece a quelli che contano sul serio a Bruxelles. Capito? E quindi Tria, questo è sconvolgente. È parte di questa pantomima, parte di questa sceneggiata, no? Lui ha fatto finta di essere logico contro gli squinternati. In realtà recitava pure lui la parte in commedia, no? È un po' quindi, come il direttore del manicomio che viene preso ostaggio dai matti e comincia a secondarli. Scusa, ma questo vuol dire che loro dicono 2.4 e lo annunciano ai minchia follower, poi in realtà il reddito è un altro? Il deficit... E poi andremo a vedere, perché, capito, se tu non hai la lista della spesa con tanto di costi associati, potrebbe essere 1,7, è tutto così, è tutta una roba proprio di minchio comunicazione e minchio followers. Senti, però il tonfo della borsa e il salto degli spread, quelli sono veri. No, quelli sono veri, perché poi la gente dice, sai, chi deve gestire i soldi degli altri non li vuole buttare al cesso. E quindi gli dice, caspita, ma questi sono malati di mente. E io con i malati di mente non vado a mettere la lista. Ancora peggio, dici tu, ancora peggio. Era meglio se lo pubblicavano. Non lo so. Ma la persona che ha fatto la figura più di merda in tutta questa faccenda è Tria. Che disastro. Capito? No, ma poi, sai, fanno filtrare queste dichiarazioni, no? Sempre la minchia comunicazione. Ah, dice Tria, io non lascio per il bene della nazione. Lo faccio per patriottismo. No, oh no, ho giurato prima, adesso non ha detto niente. Non ha detto. No, fa filtrare, sa, queste cose, no? Che fanno dichiarazioni da retroscena che il portavoce manda via WhatsApp al suo amichetto, eccetera, eccetera, no? Sono tutte manfrine. E quindi Tria ha detto, guarda, io non lascio, lo faccio per patriottismo.
si rischierebbe una tempesta finanziaria, no? Questa è una nuova forma di schettinismo, no? Schettino era andato a finire sugli scogli e non voleva tornare a bordo. Invece Triglia è finito sugli scogli e vuole rimanere al timone. Non ha capito che la nave si è fatto naufragio, no? Quindi passiamo da schettino a schettria. Questo è il... Guarda che questo qui è il titolo di questo Global View. Ricordatelo, Fabio, questo è il titolo di questo Global View. Da trio, sì, esatto, a schettino. Schettino era andato sugli scogli e non voleva tornare a bordo. Tria è andato sugli scogli e vuole rimanere al timone. Sì, esatto, vuole portare la nave. Dici, ma non cazzo la porti? Non Tria, schettria. Adesso dopo facciamo il titolo. Interessante. E tu dici che questa cosa faccia riflettere qualcuno? Beh, sai, la botta che si sono presi sui mercati gli è arrivata sui denti. Quindi quando Salvini dice noi ce ne freghiamo dei mercati, voglio vedere come se ne frega. Tra l'altro, Alberto, questi fanno i conti senza non un oste, senza tre osti. Allora, il primo oste sono i mercati e già li hanno presi a calci nel culo. Scusa, fermati un attimo, spiega che i mercati sono gli italiani stessi, anche. No, sono gli italiani, cioè quando parlano dei mercati, pensa a Zurigo, la casalinga di Voghera, cioè non è che siano. Esatto, non è che, se no la gente pensa... Chiariamo, per capisci, 70%. Okay. I mercati è il risparmiatore, è quello che c'ha un po' il conto in banca, mette i soldi titolo di Stato, un po' magari sul fondo comune che investe in obbligazioni, e il fondo che investe in obbligazioni a sua volta investe in titoli di Stato. Cioè, non è che sia chissà chi. Anche le banche che oggi le banche italiane hanno perso il 10%, quindi le impicchi, le fonghi, fanno fatica a dare prestiti, si erodono il capitale. Tra l'altro gli aveva già detto Draghi, state attenti, perché questa non è che siano l'aumento dello spread, non è una roba che sta in Antartide, è una roba che incide sul portafoglio della gente, cioè quando vai a chiedere i prestiti... fanno più difficoltà, fanno tassi più onerosi, eccetera, eccetera. Quindi non è che stiamo parlando... questi qui, che sono dei dilettanti allo sbaraglio, gente che non ha mai lavorato, non ha fatto un cazzo in vita sua, non è mai entrata in banca, perché se ci prova a entrare li pigliano a calci nel culo. È tutta gente che non si rende conto di come funziona la vita reale. Questa è la verità. Cioè, abbiamo messo dei bamboccioni incapaci a gestire cose di cui loro non hanno mai nemmeno sentito parlare, non hanno mai avuto esperienza, perché hanno campato a sbafo tutta la loro vita. Devo dire che in questo anche Salvini fa una figura di merda. Ma figurati, cioè, ma lui, capito, lui è un personaggio comico, ci credono solo quattro deficienti che pensano che risolve il problema dei necri, Salvini aveva promesso 1000 espulsioni a settimana appena arrivato al governo. Dove sta? Che cazzo ha espulso? Non è riuscito manco a far partire l'aereo per far espellere 50 persone accompagnate da 100 poliziotti. L'aereo si è rotto e quelli se ne sono tornati. È una tragedia all'italiana, hai capito? Con un ministro del tesoro che dice una roba, anche un po' di tale dimissioni. Quell'altro Mattarella che lo tiene lì, sempre una figura, capito? Quindi il primo oste sono i risparmiatori, la gente che deve prestare a un governo che non ha né dignità né credibilità né autorità, e questi fra poco gli manderanno un segnale che sarà devastante. Il secondo oste sono le agenzie di rating. Ora, le agenzie di rating, la gente pensa che siano un'invenzione della politica di Trump. Le agenzie di rating, dai prossimi giorni, se questa roba viene confermata, declasseranno il debito italiano.
Tu ti credi che col 2.4 siamo già in declassamento? Ma sicuramente. Cioè, c'era un outlook negativo, confermano le peggiori previsioni, è chiaro che tutte le agenzie di rating declasseranno. Quindi significa che si innesta una spirale. Aspetta che ti leggo. No, stavo guardando. Capito? Rating più basso, tassi più alti e dopo un po' andare solo dalla troica, in ginocchio. Anzi, non in ginocchio. No, ma sai cosa potrebbero fare? Potrebbero congelare il 10% dei conti correnti, dei dossier titoli e convertirli forzosamente in debito sovrano. Certo. No? Non ti sembra, un'idea furba? Non ti sembra un'idea furba? A me sembra molto furba, è un'idea furbissima, perché sai, i balconi in Italia, chi celebra e fa casino dai balconi e fa il gradasso dai balconi, poi finisce nei distributori a Piazzale Loreto. Cioè, se gli espropri agli italiani i conti correnti, voglio vedere dove vanno a nascondersi questi. Dalla mamma a Pomigliano? Voglio proprio vedere. Cioè, senti, io ho spostato un tempo fa... Quando, sai, il minchio elettore è minchione finché gli racconti le balle, poi quando gli fotti i soldi sul conto corrente, pure il più grosso minchione comincia a capire che è stato fregato. Allora ho fatto bene io a spostare quasi tutto in dollari tempo fa. Io prevedendo questo mi sono spostato sul dollaro, sta andando sui tassi, no? Ma quello poi il market è andato giù, ma sicuramente. Non sei l'unico. E non sei l'unico perché oggi come oggi i rischi sono tutti sulla zona euro, chiaramente. Quindi, allora oggi mi sono fatto un tesoretto grazie a questi minchioni. Oddio. Ma cosa vuoi? Questi sono benedetti dal cielo. Smettile di dargli addosso. Allora, basta, guarda, dai il testo, basta niente, basta un click, ma guarda, da investitore sono una manna, questi gli idioti sono sempre una manna. Prevedibili, cretini, coglioni, minchioni, viva Minchiolandia, basta Fabio, ti saluto. Grazie. Ciao Alberto, ciao.